La pazienza è maggiormente perfetta quanto è meno mescolata di sollecitudine e di disturbi. Se il buon Dio vuole prolungare l'opera della prova, non vogliate lamentarvi e investigare il perché, ma tenete sempre presente questo, che i figli di Israele stettero a viaggiare per 40 anni nel deserto, prima di mettere piede nella terra promessa. Pace e bene, amici carissimi. Siamo qui, quasi alla conclusione di questo bel mese, il mese caratterizzato dalla recita della corona. Attenzione però, perché Padre Pio ci insegna che il rosario non si recita soltanto in questo mese. Il rosario va recitato sempre, ogni giorno, e va recitato con amore, perché la preghiera del rosario deve essere l'accompagnamento della nostra vita di amore nei confronti di Dio. Vivere il rosario nella contemplazione dei misteri di Gesù, offrire queste rose della corona alla Vergine Madre, che tutti ci stringe al suo cuore materno per difenderci dalle insidie del maligno. Ancora una volta ci mettiamo in ascolto dei consigli di Padre Pio, consigli che ci indirizzano sulla via spirituale per vivere sempre da buoni cristiani. Attingo da una lettera indirizzata alle sorelle Ventrella da Pietrelcina il 3 dicembre 1916, ed è proprio il breve messaggio della giornata di oggi sul libretto Buona Giornata. Leggiamo così: la pazienza è maggiormente perfetta quando è ben mescolata di sollecitudini e disturbi. Se il buon Dio vuole prolungare l'ora della prova, non vogliate lamentarvi ed investigare il perché, ma tenete sempre presente questo, che i figli di Israele stettero a viaggiare per 40 anni nel deserto, innanzi di mettere piede nella terra promessa. Molto bello questo pensiero, tanto prezioso questo consiglio. Spesso è facile perdere la pazienza quando ci si chiede di esercitarla. Ma una virtù cresce nella misura in cui la esercitiamo. E allora, ecco Padre Pio, la pazienza è maggiormente perfetta quando è ben mescolata di sollecitudine e di disturbi. Se non ci è data occasione per esercitare la pazienza, non so come potrà crescere. E allora non chiedere le difficoltà, ma ringraziare il Signore quando ci sono, perché quelle difficoltà ci fanno esercitare la pazienza. E esercitiamola in questo cammino, in questo pellegrinaggio verso la meta, perché l'esercizio della pazienza ci dà la possibilità di purificarci, di togliere tutto ciò che ci è di impedimento, di appesantimento nel nostro cammino verso la patria. Padre Pio ci riporta lontano, ci riporta nel libro dell'Esodo, ci dice che il popolo si è dovuto esercitare nella pazienza, perché per poter raggiungere la terra promessa ha impiegato 40 anni e 40 anni di difficoltà, di deserto. E allora, ecco il consiglio di Padre Pio: non scoraggiarci mai. Chiedere al Signore non tanto di allontanare da noi le difficoltà, gli impedimenti, quanto di darci
la forza per affrontare le difficoltà, per esercitare la pazienza, per meritare un giorno il premio preparato per noi. Padre Pio ci aiuti a chiedere e a ottenere questa grazia. Pace e bene a tutti.